dopo come le condisco dopo te lo dico io. Però siccome è un vostro prodotto, allora io vi presento, sono Alessandro, sono venuto a fare la presentazione di un prodotto che fanno questi signori che sono i pescatori. Loro in realtà hanno un sacco di progetti per la tutela del territorio, della pesca, sono dei pescatori molto progressisti. Oggi presentiamo un prodotto che loro producono, ne abbiamo iniziato anche a distribuire, Carla? Sì. E distribuiscono anche col marchio nostro? Sì, col marchio Principe Azzurro. Col marchio Principe Azzurro. Quindi sono amici che vengono pescati nel nostro fazzoletto di mare. Quindi, Marco, tutto qua? Tutto qua. Quindi, Adriatico. Adriatico e poi c'è medio Adriatico. Bene. Allora, naturalmente noi in casa delle alici le abbattiamo. Certo. Quindi le alici in generale sono un prodotto sempre sano per la sua caratteristica, ma la lavorazione richiede un po' di cura. Giusto? Perché è un po' pericolosetta. Carla, limpo, mi aiuti un po'? Dove si mette un po' di pane? Quello si è dato da lì. Ah, no. Allora, il negozio no, loro lo distribuiscono nei supermercati anche. Quindi il negozio no, però questo prodotto con il loro marchio, il Principe Azzurro, lo prendo pure. Dove trova il Principe Azzurro? Trova sempre il pesce azzurro pescato da queste parti e diciamo da questa flotta. Quindi fanno una pesca sostenibile, che non tutti lo sanno, ma in realtà la lampara è una delle pesche più sostenibili in assoluto, perché non si fanno danni a fondale, giusto che fanno fondale? Se sbaglio lei mi correggerà, diceva qualcuno qualche anno fa. È una pesca di superficie, quindi non si rovina l'habitat del prodotto. Allora, sì, metti due ricette, ma io adesso... E cosa abbiamo fatto? Le radici di solito, le radici marinate tradizionalmente si condiscono col prezzemolo, giusto? Sì, aceto. Sì, il condimento, dopo se vuole Carla ce lo racconta bene. Però viene servita, viene sempre abbinata alle cipolle e al prezzemolo di solito. Perché la cipolla, essendo l'alice un po' acida, perché viene immaginata la soluzione. Sì, cipolletta e carota. Anche va molto bene. Va anche molto bene. Io invece vi ho fatto una cosa che... A me alla fine piace dormire fino a tardi. Mi sono detto, oggi che faccio per andare all'aio? Allora, questa qui è la maionese fatta in casa, che produciamo al ristorante. Qual è il ristorante? A terra. Lo so che è buffo, che uno che vuole il ristorante a terra, ma non mi fa il pesce qua. Però sa che si mangia proprio bene, perché andassero a lavorare. Grazie signore. Allora, quindi questa è una maionese fatta con agrumi, arancia, bergamotto, confermo, arancia rossa, lo yuzu è un agrume tipicamente asiatico, si usa molto nella cucina giapponese, sembra un mandarino un po' acido come profumo, molto molto intenso. E Cipriano di Mare sta al centro di Teramo? Vicino alla stazione ferroviaria. Allora, questa invece è una crema ricavata da cipolle bruciate. Siccome vi ho detto che mi piace dormire, me ne sono scordato.